qualcuno recentemente mi ha fatto notare che io ti ho chiamato darling anche prima che lo facesse Crowley. Quindi in suo onore, hello darling. Non so se suoni minaccioso. Il periodo di riferimento per questa weakness è ancora una volta di 2 settimane. Quindi andiamo a vedere quali sono state le date da ricordare tra il 20 aprile e il 3 maggio. Aprile 1611 è la data della prima performance di cui si abbia memoria della tragedia scozzese al Globe Theatre e nel 1977 esce Annie Hall. 21 aprile 753 prima di Cristo è la tradizionale data in cui Romolo e Remone ha fondato Roma. Nel 1509 Enrico VIII viene incoronato re d'Inghilterra. Nel 1878 a New York viene installato il primo palo per i pompieri. Nel 1926, anche se non è educato chiedere a una signora quanti anni abbia, nasce Elisabetta II. E soprattutto sul Daily Mail del 21 aprile 1943 esce The Surgeon's Photo, cioè la foto fatta dal chirurgo, che è il ritratto più famoso di Nessie. In occasione dell'anniversario, Google ci ha messo un po' al carico da 11, perché hanno iniziato a mappare il sott'acqua di Loch Ness in modo che tutti quanti possiamo adoperarci per cercare il mostro di Loch Ness. Ti metto il link non soltanto a dove lo puoi fare, che è Google Maps, ma soprattutto al breve documentario che introduce il progetto, che è veramente molto ben fatto. Il 22 aprile del 1056 la nebulosa del Granchio viene vista per l'ultima volta ad occhio nudo. La cosa più interessante di questa faccenda è che si trovano registri dell'avvenimento ovunque nel mondo, nella cultura cinese, nella cultura araba, in quella europea. È bellissimo quando ci sono episodi unificanti di questo genere, no? La nebulosa del Granchio è il risultato dell'esplosione di una supernova, cosa che naturalmente nel 1056 non si sapeva, e fu definita soltanto una stella ospite. Era così visibile che la videro durante il giorno per ben 23 giorni e per i 653 giorni successivi soltanto di notte. E il 22 aprile del 1970 vennero celebrati due elementi cruciali del pianeta Terra. Da una parte il primo Earth Day, per cercare di conservarne le risorse naturali, e dall'altra è il giorno della celebrazione Terra Piatta. Ci sono moltissime società per la conservazione della Terra Piatta e io le trovo veramente deliziosamente ironiche, quindi ti metto il link. Il 23 aprile del 1900 sul New York Journal viene usata per la prima volta la parola hillbilly, che a me fa ridere per come suona, però di solito è usato con un'accezione negativa per riferirsi a persone che abitino in contesti rurali. Il 23 aprile del 1985 venne lanciata la nuova Coca-Cola. La mega compagnia annunciò di star cambiando la propria segretissima formula. La faccenda non andò esattamente come sperato e ancora oggi viene ricordato come uno dei lanci più disastrosi della storia. Tant'è che i talenti che ci hanno portato quel capolavoro che è Zombieland e che stanno lavorando adesso a Deadpool stanno anche, a quanto pare, trasformando in film un libro che si chiama The Real Coke, The Real Story, che racconta proprio quella fallita campagna. Ti metto il link di quello che suona come un progetto molto promettente, perché sembra vogliano fare un vibrante ritratto degli anni Ottanta con la forte competitività che c'era allora e credo ci sarà sempre tra la Coca-Cola e la Pepsi. Il 23 aprile del 2002 Elmo testimoniò davanti al Congresso a favore di finanziamenti per i programmi di musica nelle scuole. E nel 2009 fu registrato GRB090423, il lampo gamma più intenso che si sia mai registrato. La sua importanza sta nel fatto che al momento della sua scoperta era l'oggetto più tendente al rosso e quindi più lontano di cui fossimo mai stati testimoni. E quindi divenne di fatto l'oggetto celeste più lontano fino ad allora noto. Il 24 aprile del 1184 prima di Cristo, data tradizionale, si svolge il primo titanico fallimento di un sistema di sicurezza, perché i greci riescono a entrare a Troia con un grosso cavallo di legno. Nel 1792 la Marsigliese diventa l'inno nazionale francese. 1891, 24 aprile, è la data in cui è ambientato l'inizio di A Final Problem, la storia che introduce nell'universo di Sherlock Holmes il suo acerrimo nemico, il professor Moriarty. Non dimentichiamoci che nel dicembre del 1893 Arthur Conan Doyle aveva scritto nel proprio diario Killed Holmes. E il 24 aprile del 1908 Mr. e Mrs. Murdoch partono da Los Angeles verso New York e diventano i primi che si sparano un bel road trip attraverso l'America. Ci mettono 32 giorni, 5 ore e 25 minuti. 25 aprile 1901,
diventa obbligatorio per la prima volta avere una targa a New York, costa un dollaro. E nel 1990 lo Shuttle Discovery mette in orbita Hubble. A questo proposito, recentemente ho ritumblerato un post, secondo me molto commovente, sul pensionamento del Discovery. Naturalmente, come di tutto il resto, ti metto il link nel box. Il 26 aprile del 1928 a Londra apre la mostra delle statue di cera di Madame Tussauds. E questo secondo me te l'ho già raccontato, però io mi ricorderò per sempre la prima volta che ci sono andata. Avevo 6 anni, quindi fuori c'erano i T-Rex e la statua più sensazionale che avevano era quella che veniva definita della principessa addormentata, perché con un rumorosissimo congegno le si vedeva muovere il torace mentre dormiva e quindi sembrava respirasse. Il 27 aprile del 1810 Beethoven compone per Elisa. Il 28 aprile del 1902, secondo lo standard internazionale ISO 8601, il minuto 10:40 è stato il miliardesimo minuto dell'anno zero. Il 29 aprile del 1852 esce la prima edizione del Thesaurus di Peter Rogers. E nel 1967 esce Respect di Aretha Franklin. Il 30 aprile del 1808 viene finita la prima macchina da scrivere vera e propria. L'ha inventata Pellegrino Turri, che ha cominciato a costruirle nel 1801 per la sua amata contessa Carolina Fantoni da Fivizzano, che era cieca. Già che c'era, Pellegrino Turri ha inventato anche la carta carbone e nonostante non siano arrivate a noi nessuna delle macchine che aveva costruito per lei, abbiamo ancora alcune delle lettere che hanno scritto. Il 30 aprile del 1859 inizia a uscire sul magazine letterario All Year Round A Tale of Two Cities di Charles Dickens. Uscirà una puntata a settimana fino al 26 di novembre. 1904 fa il suo debutto il cono da gelato. Io continuo a preferire la coppetta. E nel 1952 Mr. Potato Head diventa il primo giocattolo che abbia mai avuto una pubblicità in TV. 1 maggio 1786 è la data della prima delle nozze di Figaro a Vienna. Nel 1840 in Inghilterra escono i primi francobolli adesivi, si chiamano Penny Blacks. Nel 1941 è la data della prima di Quarto Potere. Probabilmente mi hai già sentito parlare in passato di quanto io ami Orson Welles, e riassumerò il tutto in: se non hai mai visto Quarto Potere, ferma subito tutto e vai a vedere Quarto Potere. 2 maggio 1905, i giornali francesi pubblicano una lista di lavori non pubblicati di Jules Verne. 2 maggio 1998 è la data della battaglia di Hogwarts. E nel 2008 esce il primo Iron Man, che secondo me resta il migliore della saga. 3 maggio 1374 prima di Cristo. È un'eclissi solare. Te ne parlo perché è stato trovato in Mesopotamia una descrizione dell'accaduto e dice più o meno così: il giorno della luna nuova, nel mese di Haiyar, il sole fu messo in ginocchio e calò durante il giorno con Marte che lo assisteva. Nel 1810 quel matto scatenato di Byron nuota ai Dardanelli e nel 2000, subito dopo che Clinton aveva tolto il segnale Selective Availability che disturbava i GPS civili rendendoli inaffidabili, si decide di celebrare la cosa con una titanica caccia al tesoro. E così nasce il gioco del geocaching. Ancora una volta la sezione Now che soffre più di tutti. Però non la possiamo eliminare perché è un dittico, no? Then and now. Però ci sono tre cose di cui ti voglio parlare. Primo, oggi è sabato e io ieri ho perso una buona mezz'ora della mia vita a controllare su Twitter Royal Baby. È nata stamattina perché è una principessina, ma al momento in cui registro ancora nessuno ha detto come si chiami. E tornando tra i comuni mortali, ma neanche poi tanto, è stata confermata la presenza di Skinner nelle nuove puntate di X-Files. E soprattutto abbiamo visto come sarà il Joker nel nuovo progetto Suicide Squad, di cui abbiamo, credo, già parlato, e ti metto tutti i link nel box. Visto che non si salva nessuno e se hai un paio di pantacalze, forse un mantello e puoi passare per un supereroe, la Warner farà un film su di te, e in realtà non c'è da lamentarsi. Phil Lord e Christopher Miller, che hanno fatto il film della Lego, pare stiano sviluppando un film su Flash. L'unica cosa per cui questo un po' mi disturba è che immagino eclisserà un po' la versione di Flash che c'è adesso nella serie, che a me piace moltissimo. E immagino sia una situazione simile a quella di Suicide Squad, per cui se ne sbattono della versione che abbiamo già visto in Arrow e ne fanno un'altra per il grande schermo. Vabbè, sono molto contenta di aver saputo del coinvolgimento di Daniel Brühl, non ho idea di come si legga il suo cognome, nel nuovo prossimo Captain America.
Lui mi è piaciuto moltissimo in una marea di altri progetti che ha fatto, tra cui Quinto Potere con Cumberbatch e soprattutto in Rush, che credo sia uno dei primi film di cui parlo nelle prime Weakness. Come per l'inferno di progetti Libro della Giungla, ho scoperto che ce ne sono 4 in sviluppo su Robin Hood, che guarda, da un lato, io sono contenta di vedere nuovi adattamenti delle cose, però mi piacerebbe che ci fossero più storie nuove che nuovi trattamenti. Ecco, invece mi sembra che la proporzione sia un po' sfasata. E infine pare che il 13° film di Star Trek abbia effettivamente un titolo. Non è chiaro se è una di quelle cose che vengono dette per depistarci o meno. Pare si chiamerà Star Trek Beyond. E a questo proposito, hai voglia di leggere una storia molto carina su perché Khan si chiami Khan? Ti metto il link. Ne avevo parlato la scorsa Weakness, ma mi ero dimenticata di averlo in preordine su Amazon. Quindi è anche stata un po' una sorpresa quando mi è arrivato Montage of Heck. Ne avevo parlato parecchie volte, dagli stessi autori di un bellissimo documentario sui Rolling Stones, prodotto dall'HBO, parte veramente sotto le migliori stelle. Grande dispendio di Uomini e Mezzi, perché se c'è un pregio secondo me innegabile è che abbiano messo insieme footage di Kurt Bambino e un sacco di immagini dei suoi diari che si animano, eccetera. Io non mi ritengo pienamente soddisfatta, ho finito di vederlo circa un paio di ore fa. Adesso mi viene il dubbio, forse è meglio che io vada un attimo in bianco e nero. Per riassumere, se non hai ancora visto Montage of Heck e non vuoi rischiare spoiler, è ovvio che se sei un fan di Nirvana non può mancarti. Io personalmente avrei voluto qualcosa di più profondo. Col fatto che l'ho appena finito non riesco esattamente a dire che cosa mi sembra gli manchi, ma mi sembra gli manchi qualcosa. Quindi guardalo e appena l'hai visto fammi sapere se è solo un'impressione mia. E tanto che non lo dico, quindi adesso lo ripeto, il bianco e nero è il nostro segnale convenzionale per quando dico qualcosa che potrebbe essere uno spoiler a proposito di quello di cui sto parlando. Quando torno a colori vuol dire che il discorso torna sicuro, anche se non hai ancora visto, in questo caso, Montage of Heck. Sono stata una grandissima fan dei Nirvana a suo tempo e c'era secondo me MTV Europe quando Kurt è morto. Io a suo tempo avevo ancora tutti i nonni, quindi con grosse virgolette intorno è stata una delle prime persone che conoscevo a morire. Prima di morire scomparve per qualche giorno, quindi c'era anche stata una lunga fase di ricerca perché nessuno sapeva dove fosse. Il film sceglie di fermarsi prima del suicidio, diciamo. L'informazione del suicidio arriva solo come una scritta sul nero. E guarda, su questo sono più o meno d'accordo. Cioè, forse avrei voluto vedere in parte l'impatto che ebbe la sua morte, ma forse perché è un po' autoriferito, perché tra quelli sconvolti c'ero anch'io e allora forse volevo vedere ritratto quel momento di di sofferenza, chiamiamola così. Il fatto che non ci sia il suicidio mi sta bene. C'è un piede un po' pesante su, ovviamente, la droga e Kurt in Love, e va bene anche quello. Ma a suo tempo, quando subito dopo la morte di Kurt, io lessi tutto quello su cui riuscivo a mettere le mani, tra cui un libro molto bello, da quello che mi parve allora, e molto preciso nel seguire la timeline di Kurt Cobain. C'erano un sacco di prove, quindi immagino che quello sia una lunga sequenza di cose che sono effettivamente successe. Ecco, Montage of Heck sembra cominciare uguale, quindi seguire dalla nascita di Kurt a quando ha 2-3 anni e lo senti in un registratorino che dice I'm Kurt Cobain, ed è lancinante perché comunque oggi tu senti Kurt Cobain e non pensi a un bambino neanche un secondo, no? Pensi a una leggenda del grunge, invece lì aveva 2 anni e non aveva idea di cosa ci fosse nel suo futuro, forse sì. È commovente, senza dubbio, Montage of Heck. Cerca, secondo me, di non prendere posizione su tante cose, specialmente su Courtney Love. Pare che sia lei che Kurt soffrissero molto il fatto che il mondo la vedesse come una Yoko Ono, quindi su questo, secondo me, il documentario si stacca. Ed è vero che, secondo me, è tutto letto come la ricerca di una chiave dentro la psicologia di Kurt Cobain, che anche se non ci avesse lasciato è per definizione un'impresa impossibile. Però forse avrei voluto più timeline degli eventi,
Cioè, a un certo momento si parla dell'uscita di Nevermind, a un certo momento si parla del fatto che stessero preparando In Utero, però non... Lì, secondo me, poteva essere più, non lo so, forse più attento. Vabbè, adesso la smetto di lamentarmi. Come ho detto prima, se l'hai visto, fammi sapere cosa ne hai pensato, se l'hai trovato così commovente anche tu. Insomma, al di là di tutte le considerazioni che si possono fare sull'argomento, è certamente il ritratto di una persona che ha sofferto molto. E secondo me il dolore è insindacabile. Cioè, quando una persona sta male, nessuno può dire se abbia il diritto o meno di stare male. Io potrei soffrire tantissimo perché, boh, mi si è scheggiata un'unghia e mi si è rovinata la manicure. E anche se oggettivamente questo è un problema da niente, se per me non lo è, chiunque deve avere il diritto di soffrire quanto sente di dover soffrire. Ecco, e Kurt Cobain, forse per un'eccessiva sensibilità, forse perché proprio non era in grado di gestire alcune cose, tra cui il successo, insomma, sembra aver sofferto molto e vedere il ritratto di un uomo che soffre così tanto è veramente un po' difficile. Per me è stato piuttosto difficile. Altro che cambiare argomento, vero? Vabbè, ogni tanto si parla di shopping terapia, no? Quando qualcuno è un po' di cattivo umore. Ahimè, finisci a fare shopping alle 3 su Amazon o su Den of Geek. Den of Geek è un sito bellissimo che ha, ahimè, uno shop bellissimo. Ti metto, per fare veramente il diavolo tentatore, il link alle loro magliette. Ce ne sono tante che io vorrei, in particolare Remake the Goonies, I Remake Your Face. Già che ci sono, ti metto il link anche a Pinterest, su cui io mi diverto moltissimo. Ho qualche board, ma non sono molto precisa. Ce n'è una però che si chiama Me Once e ci sono un sacco di gadget veramente magnifici. Ahimè, anche questa settimana non ho avuto tempo di navigare molto, ma ho navigato quanto basta perché Ars Noctis mi ha segnalato che ha lanciato una reading challenge. Io personalmente mi rendo conto adesso che non ho mai fatto una reading challenge, magari potrei fare questa. Se per caso hai voglia di intraprendere questa sfida di lettura, naturalmente ti metto il link nel box. Serialmente ancora... Sono sul pezzo però, sono in fila. Tra l'altro, ma scusa, ma l'ultimo episodio di Supernatural? Vabbè. Però ho visto i pre-air del primo episodio di Wayward Pines e il primo episodio della seconda stagione di Penny Dreadful. Allora, a me Wayward Pines è piaciuto molto, nonostante lui, che secondo me è Matt Dillon, primo mi ricordi quello di Vampire Diaries che io ho sempre chiamato Spazzolino, quello che non è Damon. Adoro Juliette Lewis, mi piace l'ambientazione, spero che sia uno di quei casi in cui sai dove stai andando, eh? M. Night? Penny Dreadful è bellissimo, a me era tanto piaciuta la prima stagione, c'era stato un bellissimo finale, questo primo episodio a me sembra anche rincarare la dose, quindi sono molto contenta. Non ho capito esattamente perché siano diventati disponibili così in anticipo rispetto alle loro date di trasmissione, perché secondo me sono entrambi per il 14 maggio. Credo si sia trattato di un fortunatissimo pre-air. C'è il videobooks all'orizzonte, però non posso fare a meno di registrare così come al solito, come se fosse un diario. Il fatto che grazie al cielo mi stava mancando l'aria, è arrivato il 3 e comincio già a preoccuparmi perché sono al 3, sono 6, quindi adesso i numeri di quelli che mi mancano iniziano a calare. Tra l'altro, hai visto che Lee Pace ha twittato qualche giorno fa che stava leggendo Dune e non avrebbe mai voluto vederlo finire? I know, bro. Cerchiamo tutti insieme, abbracciamoci, facciamo un gruppo di autoaiuto, stacchiamoci da Place Mino. Per farlo ho trovato un'app molto utile se hai bisogno di scrivere senza distrarti. L'app in questione è Homewriter.
È uno di quelli, appunto, fatti per non farti distrarre. Ti consigliano di usare le cuffie perché hanno un sottofondo musicale molto rilassante, con cui ci si può isolare un po', e soprattutto la tastiera fa dei bei rumori. Le opzioni sono pochissime, anche questo probabilmente per aiutarti a non distrarti. Puoi cambiare gli sfondi così e ben poco altro, che si tratta soltanto di scrivere. Ed ecco fatto, my darling, queste sono state le mie ultime 2 settimane e come al solito spero che in tutte ste chiacchiere ci sia qualcosa che magari ti ha incuriosito o ti ha divertito o interessato. Fammi sapere per cosa hai avuto un debole tu in questi ultimi giorni e se ti va ci vediamo al prossimo video. Ciao! Scusa, dovevo assolutamente farti vedere la maglia.